Bene, Arnold. Credo che sia arrivato il momento di fare un altro test sul nostro Fire Dog 2000. È una mia impressione o il Fire Dog 2000 sembra un po' arrabbiato? No, non è un'impressione! Santo cielo, santo cielo, santo cielo! Beh, sembra che le strade di Ponti Pandi siano sicure, Sam. Forse riusciremo davvero a festeggiare un mese senza incendi? Non si sa mai, Ellie, ma forse potremmo farlo. Guardate! Fire Dog 2000! Questo sembra un lavoro per il ragazzo atomico! Fa attenzione, James! Il sistema di identificazione biometrica ha agganciato un bersaglio con un intento ostile! Eh? Cosa? Vede le persone e gli dà la caccia! Vattene! È l'occasione per l'invisibile Norman Man di salvare la situazione al posto dell'inutile ragazzo atomico! Sta attento, Norman! Non ho bisogno di stare attento! Sono invisibile e ciò significa che... Aspetta un momento, mi vedete? Ti vediamo tutti benissimo, Norman! Ma questo significa... Che anche lui può vedermi! Corri, Norman! Santo cielo! Spero che stiano alla larga dai barili di benzina! Meglio chiamare Sam il pompiere. Norman Price è inseguito da un cane robotico che va a fuoco. Norman Price è inseguito da un cane robotico che va a fuoco! Deve essere il Fire Dog 2000! Potrebbe essere un grosso incendio, meglio prendere Jupiter. Penny, avremo bisogno di te! Sto arrivando! Tutti indietro! Mantenete la distanza di sicurezza! Norman Man è spazzato! 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 Sistemerò la bombola del gas per Ellie! No! Lo faccio io! No, lo faccio io! Ma Ellie ha detto di non toccare niente! E da quando in qua obbedisce ai grandi? Ti ho detto di darla a me! Andrà tutto bene. Continua a reggerti forte con le mani e sposta il piede destro in basso. Ecco fatto, James. Cerca di scendere ancora un altro po' e potrò raggiungerti. Ben fatto, James. Posso prenderti da lì. Ora lascia andare il tronco. Ti ho preso. Stavo cercando di chiamare Sam il pompiere, ma non ho più bisogno ora che ci sei tu. Sarebbe meglio chiamare il pompiere Sam. C'è un incendio nella foresta vicino al mulino. C'è un incendio nella foresta vicino al mulino. E il vento lo sta facendo propagare in fretta. Andiamo subito, signore. Penny, prendi Jupiter e vediamoci al mulino. Ricevuto, Sam. Non laverò mai più questa camicia, lo giuro. Non l'hai mai lavata comunque, Norman.
L'incendio si sta propagando in fretta, Sam. Ellie, pensa ad azionare le manichette di Jupiter. Andiamo, Penny! Spegniamo questo incendio! Fuoco per finire di nuovo in televisione. Riesco a spostarlo, Penny. Dobbiamo sbrigarci, Sam. Si sta riempiendo in fretta. Che ne dici di Phoenix? Phoenix è potente, ma non riusciremo mai a farlo arrivare in tempo. In effetti c'è un'altra cosa abbastanza potente per sollevare quel sottomarino. Il mio Submaster 2000. Io credo che potrebbe essere finito in fondo al lago. Santo cielo, santo cielo! Super calare l'Arcano, Sam! Siamo pronti, Tom! Tranquillo, Norman! Sei al sicuro? Ehi, ragazzi! Siete pronti per il trenino Conga? No, per niente! Non ho proprio idea di come disattivarlo. E ci vorranno ore prima che Tom torni qui con il CD giusto. Stammi a sentire, accozzaglia di circuiti impazziti! Spegniti subito e questo è un ordine! Mi dispiace, Norris. Temo proprio di non poterlo fare. Adesso ti faccio vedere io. No, no, signore, non credo che modalità sia... Modalità festa in piscina attivata! Oh, per tutte le manichette intrecciate! Oh, tropicale! Una battaglia tra maghi ha provocato un incendio tra le montagne e si sta propagando in fretta. Credo che oggi sarà una giornata faticosa. Ecco, ora è spento. Stelline ed erba secca? Non è un bel mix, Norman. Scusa tanto, pompiere Sam. Stavo solo cercando di aggiungere un pizzico di magia. Lo sai che cosa sarebbe davvero magico? Se riuscissi a stare fuori dai pasticci per il resto della giornata. La scena finale sarà priva di pericoli, lo prometto. Bene, lo spero tanto. E ora, la scena madre del volo sul manico di scopa. Chuck 1! No, Norman, quel cavo è davvero troppo in alto. Fa tutto parte dei miei super effetti speciali extra magici.
Voglio che questo film diventi virale, hai presente? Voglio così tanti click da rompere la rete internet. L'unica cosa che ti romperai sarà una gamba. Andrà tutto bene. In fondo, sono un asso della regia. Oh, non riesco a guardare. Ah, sta volando! Prego, fatelo smettere! Wally Wizzo, il grande mago, è agganciato a un cavo al di sopra di una cascata. Sta penzolando a testa in giù, appeso per un piede. Avrei dovuto prevederlo, in effetti. Tensione troppa anche per me! Non riesco a guardare! Oh, spero che Sam lo raggiunga presto! Anch'io! Ho quasi finito lo spazio nella memoria! Oh! Ti tengo! Dovremmo portare il tappeto con noi? No, credo che i giorni di gloria di questo tappeto siano finiti. Aspetta! Non guardare in basso! Oh no, io sì, no. Lo sappiamo, James. Odi le corde che attraversano le scarpate. Va, ci sei quasi. Preso! Ora manco soltanto io. Guardate e imparate. Vi faccio vedere come si fa. Vai così, Tom! Che sta facendo quella pecora? Qual è pecora? Sta mangiando la fune, a quanto pare. No. Vattene via, pecora! Noi non ti vogliamo qui! Va a mangiare qualcos'altro! Andiamo, Tom! Sei un uomo selvaggio! Mi sono fatto male alla spalla! Non posso arrampicarmi! Credo che sia meglio chiamare Sam il pompiere. Non riesco a vedere un bel niente. Nemmeno io. Io ci vedo, grazie al mio Viewmaster 2000. E che stanno facendo? Sembra che non siano riusciti a trovare un giocattolo per il principino. Ma Dilys è riuscita a vendere loro un barattolo di sottaceti dal banco delle offerte. Urrà! Oh, Dilys ne sarà felice. Sono giorni e giorni che provo a finirli prima che scadano. Oh! Stanno uscendo! Tom Thomas è bloccato su uno sperone roccioso e si è ferito a una spalla. Tom Thomas è bloccato su uno sperone roccioso e si è ferito a una spalla. Ricevuto, signore. Ma, signore, se Tom è bloccato su uno sperone, chi farà decollare l'elicottero di salvataggio? Posso farlo decollare io? Oh! Aiuto!
notte stasera, Penny. Potrebbero essere molto distanti ormai. Proviamo a nord, Ben. Sam deve essere lì. Ricevuto, Penny. Resistete, sto arrivando! Guarda, deve averlo sparato Sam! È arrivato il pompiere Sam! Siamo così felici di vederti, Sam! State tutti quanti bene? Stiamo bene, Sam! Siamo solo un po' bagnati! Perfetto, i soccorsi sono qui! Adesso vi tiriamo fuori dall'acqua! Voi dovreste sapere che non è saggio uscire in barca senza comunicare a nessuno dove state andando. E poi non avevate neanche un salvagente né un razzo di segnalazione. Ci dispiace molto, Sam. Beh, per fortuna Norman e Anna vi stavano cercando o nessuno avrebbe saputo che eravate spariti. Ci dispiace molto che la nostra piccola società abbia causato tanti problemi. Hai sentito che ha detto? L'hanno ammesso chiaramente. Loro sono una società segreta. Vogliono attirare gli uomini della Luna a Pontypandy e noi, gli Y-File, abbiamo sventato il loro piano! No, 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 no! Non vogliamo attirare gli uomini della Luna! Sono una società per l'osservazione delle stelle! Oh, capisco! Ma come facevi a saperlo, Anna? Voglio dire, agente Sparks! Sono un'investigatrice degli Y-File, ricordi? In realtà ho solo guardato sul portatile. Ma mi spiegate perché tanta segretezza? Perché abbiamo scoperto una nuova stella e quindi saremo noi a darle un nome. Proprio come pensavo. Ma sfortunatamente, secondo il sito degli osservatori di stelle, l'astro che stavate cercando di osservare è stato scoperto il mese scorso. Oh, no, povera me. Bene, un altro caso degli Y-File è stato chiuso. Pompiere Sam, ti andrebbe di unirti alla nostra squadra degli Y-File, eh? No, no, grazie, Norman. Penso che sia molto meglio lasciar fare agli esperti. Che ne dici? Dobbiamo trovarli! Andiamo, Lizzie! Boo! Boo! Ah! Le impronte degli zoccoli vanno da questa parte e dal loro aspetto direi che Mandy e il suo cavallo sono scivolati in questa direzione e poi sono ruzzolati fino a... qui! Eccoli là! Sarà meglio chiamare il pompiere Sam! Mandy e il suo cavallo sono bloccati in fondo a una scarpata dopo il crocevia sulle colline di Pontypandy. Mandy e il suo cavallo sono bloccati in fondo a una scarpata dopo il crocevia sulle colline. Attenta, Penny! Stiamo per arrivare su un terreno instabile. Mandy, sei ferita? Sam è pronto! La barella è pronta! Allora andiamo! Oh, come sta il cavallo? Era molto spaventato, ma l'ho accarezzato e gli ho detto di non preoccuparsi. Oh, ben fatto, Mandy! Oh, il cavallo è tranquillo. Ora, diamogli una controllata. Ok, Mandy. Per portarti in cima e stare tranquilli, dovrai sdraiarti sulla barella. Sdraiati per bene. Ah, il cavallo è a posto. Siamo pronti per l'Argano di Phoenix. Il rumore sta spaventando il cavallo! Ferma, Phoenix! Ecco, calmo. Sam, io terrò il cavallo tranquillo mentre tu lo assicuri con le cinghie. Ma fallo lentamente, ok?
Bravo così. Resta calmo e tranquillo.